2023 continua, siamo allo stand di Lollo Caffè, è buono vero? E siamo in compagnia di Valentina Bottone, la direttrice generale dell'azienda. Cara Valentina, bentornata. Ciao Fabio, un piacere ritrovarti qui al nostro stand e un saluto agli amici di Horeca News. Noi siamo arrivati qui e come al solito siamo rimasti estasiati da uno stand molto ricco, da una parte con le macchine esposte, le Lollina, diciamo con più colori, dall'altra con tantissimi pacchi esposti, un'esaltazione del packaging che state andando a proporre in questa edizione 2023 di Host. Sì, esatto Fabio, in realtà in questa manifestazione noi abbiamo oggi ben poco da proporre perché la nostra gamma è già vasta di per sé e abbiamo già iniziato con proponendo tutta una serie di prodotti e essendo diciamo quasi precursori, siamo sempre stati i primi nel lanciare novità. In questa sede ci siamo concentrati maggiormente sul refresh dei nostri pack, soprattutto per quanto riguarda il canale diciamo specializzato, il vending, l'OCS, è un canale in cui continuiamo a crederci nonostante il mercato ci stia portando anche nell'ingresso di altri canali in cui sicuramente ci stiamo introducendo, ma per gli operatori del settore noi abbiamo diciamo fatto un restyling e refresh di tutta la gamma nei suoi pack con delle linee molto più leggere, accattivanti e attrattive per diciamo creare degli store ancora più diciamo che invoglino comunque il consumatore alla scelta del nostro prodotto negli store. Non ultimo la onnipresenza di Antonino Cannavacciuolo nei vostri store, sulla vostra comunicazione istituzionale che da una parte vi ha anche portato fortuna, d'altra parte lui ci ha creduto davvero fino in fondo sin dal primo momento. Assolutamente sì, con Antonino si è creato un rapporto ed una sinergia veramente unica perché lui in realtà ci ha scelti, ha provato il nostro prodotto e ci ha creduto dal primo istante ed è per questo che la collaborazione dura da ben 6 anni e abbiamo rinnovato ancora per il 7° anno perché è proprio un qualcosa che continua in modo spontaneo. Lui adora noi e noi diciamo siamo grati alla sua presenza e alla sua diciamo voglia di proporre e di supportare il nostro prodotto che utilizza nelle sue, in tutte le sue strutture ricettive. Sono circa 18 mesi che non intervistavo te o Ciro Lollo, l'amministratore delegato dell'azienda. In questi 18 mesi sono state realizzate tantissime attività da Lollo Caffè. Citiamo le principali 3 alle quali siete particolarmente legati. Assolutamente, ci siamo visti poco Fabio perché in 18 mesi abbiamo fatto tanto, in realtà in azienda pensiamo tanto a fare e ci siamo meno a comunicare però tanto a fare, in realtà è proprio questa la novità, diciamo novità è il concetto del nostro stand, accanto alle innovazioni, a tutto ciò che può riguardare il prodotto e tutto ciò che riguarda la commercializzazione, noi ci siamo focalizzati a dare valore alla nostra azienda perché accanto al prodotto noi tendiamo a voler lanciare dei messaggi, la nostra azienda vuole comunicare dei messaggi, infatti se noti il nostro stand reca al centro un cuore dove c'è scritto abbiamo a cuore il futuro, perché questa è la macro iniziativa che ingloba poi tutta una serie di iniziative in cui noi ci siamo focalizzati, iniziative che vanno proprio a supportare quella scia in cui noi ci siamo incanalati di seguire una responsabilità sociale, ambientale e sociale. Le 3 diciamo iniziative in cui noi ci siamo concentrati maggiormente in questo periodo sono Way to Be, che mira è una iniziativa diciamo prettamente ambientale che mira a tutelare 2 milioni di api, perché sappiamo essere le api responsabili almeno del 70% dell'impollinazione delle specie vegetali sul pianeta e quindi Lollo Caffè si impegna anche a proteggere la biodiversità.
accanto alla questione prettamente ambientale, noi ci impegniamo anche nel sociale, supportiamo una giovane associazione, l'associazione ORA del professor Di Lorenzo, che è il direttore dell'ASL di Salerno, del reparto di oncologia, perché con lui ci siamo impegnati a supportare un progetto scientifico e di divulgazione di uno stile di vita sano per la prevenzione del cancro. E in terzo luogo ci concentriamo anche sull'aspetto culturale della nostra città. Abbiamo sviluppato un progetto con l'associazione Cuore di Napoli, che è un'associazione proposta dall'Accademia delle Belle Arti di Napoli, e Lollo Caffè si è fatto portavoce anche di una rivoluzione culturale e sociale del suo contesto, perché cerca di coinvolgere i cittadini nella realizzazione di azioni concrete per migliorare la cultura e il territorio urbano del contesto napoletano, a cui siamo ovviamente molto legati. E Napoli sappiamo che vive un momento magico e noi siamo felici di questo. D'altra parte, io sono di Napoli, Lollo Caffè è di Napoli. È buono vero, il Lollo Caffè è buono vero. E questo è buono vero, è il claim con cui Antonino Cannavacciuolo promuove il prodotto sui manifesti in tutta Italia, ed è quello che ho citato proprio per fare in modo da accompagnare l'inizio di questa intervista. Valentina, allora, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere nel caso in cui desiderino entrare in contatto con voi? info@lollocaffè.com e saranno indirizzati poi nel comparto specifico per la richiesta effettuata. Perfetto, noi ci incontriamo nuovamente al prossimo Cibus 2024 e successivamente a Venditalia 2024. Valentina, grazie. Grazie Fabio, è sempre un piacere. Grazie.